l'ergonomia è una scienza ed è una scienza che si occupa delle interazioni che esistono tra i differenti elementi di un flusso produttivo. Questi elementi sono fondamentalmente l'ambiente dove si lavora, la forza lavoro, gli operatori e le macchine. Le macchine, quando si parla di macchine, parliamo di qualsiasi tipologia di macchina, una macchina industriale o anche dei cobot collaborativi, come abbiamo visto prima di ABB. E l'ergonomia si pone un obiettivo fondamentale, che è quello di garantire la salute e la sicurezza degli operatori all'interno di un'industria, quindi nelle varie attività che compiono giornalmente. Se andiamo a vedere uno studio di una fonte dell'International Ergonomics Association Executive Council, notiamo come il 36% degli infortuni che avvengono all'interno di un'azienda e che comportano delle perdite di giornate lavorative sono dovuti a delle problematiche legate a lesioni alle spalle piuttosto che alla schiena. Quindi gli ergonomi puntano molto a quello che è tutelare, salvaguardare la salute degli operatori. E hanno notato come queste problematiche sorgono dal momento in cui l'operatore è nel proprio lavoro giornaliero, effettua ripetitivamente delle movimentazioni di materiali che possono anche essere pesanti, ma soprattutto con continuità e ripetitività. Possiamo notare come gli ergonomi hanno creato tre macro suggerimenti, tre macro consigli per poter sviluppare nel miglior modo possibile una produzione secondo logiche ergonomiche. La prima è quella di creare delle soluzioni molto più semplici per la movimentazione dei materiali. Esistono, abbiamo visto i cobot ABB, delle soluzioni che permettono appunto di movimentare materiali in totale sicurezza e facilità. Un altro macro consiglio è quello di regolamentare il più possibile i processi di lavoro e soprattutto la capacità di istruire i dipendenti all'utilizzo di queste nuove tecnologie. Infine, c'è un ultimo macro consiglio che è quello di progettare un posto lavoro, una postazione di lavoro la più ergonomica possibile, quindi la più semplice, intuitiva e precognitiva per l'operatore, per andare a effettuare le proprie lavorazioni, avere tutto a disposizione, facilmente raggiungibile. Quindi, se riusciamo ad ottenere e a seguire questi macro consigli e a metterli in campo, troveremo sicuramente dei vantaggi per quanto riguarda il flusso operativo, che va dall'approvvigionamento del materiale, allo stoccaggio, fino alla creazione di soluzioni kitting, avendo delle linee assemblaggio piuttosto che imballaggio. A fronte linea, a bordo linea, ci saranno solo i materiali che necessitiamo nelle attività successive, fino ad arrivare alla catena della distribuzione.